mister situazione, come ha vissuto la squadra e quanto è servita questa settimana per raggiungere, credo che questo sia l'obiettivo primario per la condizione sull'intesa, e come stanno in generale praticamente. Giovedì ho visto che Messora era seduto in panchina, quindi avere qualche dettaglio su se sì. Ci sono gli acciaccati. Buongiorno. La settimana è stata molto positiva per me, per conoscere un pochettino di più i ragazzi e soprattutto di farli conoscere. Quindi ritengo che la settimana sia stata molto utile. Siamo riusciti anche a fare mercoledì un allenamento doppio che ci ha permesso di lavorare ulteriormente. Sì, la situazione generale è abbastanza buona. L'unico non disponibile domani sarà appunto Eno, che è un besso, che a mercoledì in allenamento pomeridiano ha avuto un piccolo problema muscolare che stiamo gestendo questi giorni. Per tutto il resto, anche dopo la partita di Imola, i crampi e tutte le altre situazioni sono stati gestite al meglio. Quindi anche i miei amici? Sì. È rientrato. Dimmi. Sì, buongiorno mister. Più problemi in attacco quindi per la squalifica di Silla e l'assenza che ha appena citato di Imbesso o a centrocampo? No, io non parlerei di problemi. Questi non sono problemi. Sicuramente la squalifica di Silla e Speranza sono un dato di fatto. Ci sono altre alternative, oltre a Galeandro e Nepi, c'è Pagani, Ghiozzi ha dimostrato di poter fare appunto sia un attacco a 3 che un attacco a 2, anche con caratteristiche diverse. Porteremo anche un attaccante della primavera, se servirà domani per accrescere il numero degli attaccanti, ma abbiamo molte alternative in rosa per poter sopperire a queste due assenze. Buongiorno mister, Marchione e Alessandro Negatino, non ci siamo ancora conosciuti in questa pagina. Le mie due domande avevo più o meno già risposto, ma volevo sapere qual è secondo lei il più grosso handicap che può avere la preparazione, che è un pochettino leggermente in ritardo confronto alle altre formazioni, o il fatto che comunque non ha potuto conoscere in tempi abbastanza ristretti i nuovi arrivati? Direi abbastanza entrambe. Ieri sentivo le conferenze degli altri allenatori dove dicevano che in questo momento della stagione è impossibile essere perfetti, hanno fatto una preparazione, hanno fatto degli amichevoli e sono magari anche in altre situazioni, hanno fatto anche qualche partita di campionato in più, un ritiro. Noi questo non l'abbiamo fatto, ma questo è un dato di fatto. Venerdì scorso avevo detto che non eravamo pronti per tante situazioni e non potevamo essere due giorni dopo. Quindi stiamo lavorando, stiamo cercando di recuperare il tempo di svantaggio nei confronti delle altre squadre, serve tempo sicuramente per lavorare. Grazie. Buongiorno, allora come è stata assorbita a livello di gruppo la sconfitta e cosa ha detto ai due espulsi? La sconfitta è stata difficile da digerire sicuramente, perché la squadra per 75 minuti è stata in partita, nonostante difficoltà, nonostante la partita per il mio gusto dovesse essere fatta in un altro modo diverso, però la squadra è stata in gara, la squadra è stata in partita quasi sempre, anche nella doppia inferiorità numerica non siamo andati in difficoltà. Quindi sicuramente inizialmente la squadra ha sofferto per la sconfitta, ma poi durante la settimana il clima è stato buono e si sono preparati molto bene per la partita con l'Entella di domenica. Per quanto riguarda gli espulsi, ho parlato al gruppo e sanno benissimo. Io tendenzialmente parlo a tutti, fanno parte del gruppo, quindi non hanno bisogno di parole individuali. Sì, no, però Silla, l'espulsione di Silla mi sembrava più, a me personalmente, una reazione nervosa al secondo fallo rispetto alla sciocchezza del fallo di mano, quindi magari essendo un nuovo arrivato, oltretutto straniero, magari
ha bisogno di essere stabilizzato. Sanno benissimo che per noi i margini di errore sono ridotti e quindi sanno benissimo che errori di questo tipo non verranno più commessi all'interno della nostra squadra. Fabrizio. Grazie. In questa settimana su cosa avete lavorato? Sul piano tattico? Si insiste sul 3-5-2 oppure c'è qualche alternativa che potrebbe passare magari dalla difesa a 4 con Sini come esterno a sinistra magari? 4-2-3-1, non lo so, visto anche la situazione a centrocampo. Vale tutto, è vero, però. Abbiamo lavorato sui principi di gioco, che è la cosa più importante in questo momento, perché noi abbiamo bisogno di creare un'identità precisa alla squadra. Quindi abbiamo lavorato su quello. Il sistema di gioco è secondario. Una volta che verranno assorbiti i principi di gioco, potremo prenderci il lusso, tra virgolette, di cambiare il sistema di gioco in base ai giocatori che abbiamo a disposizione, a vari avversari. Al momento, in questa settimana, abbiamo lavorato sui principi di gioco generali. Cioè, la squadra deve sapere come comportarsi quando c'ha la palla e quando non ce l'ha, e con principi di, e quando soprattutto la perde o la riconquista, quindi le quattro fasi di gioco, e abbiamo lavorato su quello che voglio che la squadra porti in campo: aggressività, duelli, superare le linee di pressione. Abbiamo lavorato su quello e soprattutto sul dare coraggio a questa squadra, perché la prima cosa che abbiamo bisogno per andare in campo è il coraggio. Quindi ci siamo presi la settimana per lavorare sul gruppo e sui principi di gioco generali. È ovvio che poi negli ultimi giorni della settimana ci siamo focalizzati sull'interno, perché poi domenica dobbiamo affrontare il gruppo. Però è importante, noi stiamo vivendo la preparazione come se vivessimo il ritiro. A una settimana da ritiro è ovvio che tutte le squadre lavorano su principi generali e non su qualcosa di specifico. Quindi ci siamo concentrati su quello. Prima di lei ha detto 70 minuti dentro una partita, anche se non era una partita che non era come volevo l'interpretazione, come mi aspettavo, come avrebbero dovuto fare a Imola. È proprio questo, quindi questi principi su cui avete lavorato, quelli che sono mancati secondo lei a Imola in particolare, e un'altra cosa ne ha detto. Ha parlato di Ghiozzi, provando Ghiozzi come alternativa. Ghiozzi può giocare anche dietro la coppia di attaccanti, secondo lei? Allora, dire che ha mancato farei un torto alla squadra, perché al momento è ovvio che la squadra non è pronta. Cioè, domenica Imola non poteva essere pronta a fare un determinato tipo di partita. Fosse stata questa partita di Imola, fosse stata a sette giornate dall'inizio del campionato, mi sarei aspettato una partita differente. Domenica la partita che potevamo fare era quella. Per quanto riguarda Mauro ha caratteristiche offensive, è bravissimo a vincere il duello offensivo, deve migliorare nella fase difensiva, e quindi può giocare dietro le punte, può giocare in un attacco a tre da esterno, ha anche caratteristiche per fare il quinto di centrocampo quando sei in dominio della partita. Quello sì. Nei disponibili c'è anche Bellucci o no? Bellucci perché ha fatto qualcosa? Sì, sì, sta rientrando, ha fatto quasi tutta la settimana col gruppo, quindi verrà in panchina, però probabilmente non sarà utilizzato. Ultima domanda che riguarda il calendario, che secondo me si può cambiare, è quello, ma tre partite in 8 giorni in Tella, Gubbio e Reggiana, secondo me possono essere uno stimolo forte per, oppure effettivamente pensava io sperare in un calendario più abbordabile? No? Io tendo a trovare vantaggi in ogni cosa, sicuramente queste tre partite ravvicinate ci permetteranno di velocizzare il percorso di crescita e di andare subito a individuare qual è la nostra identità di squadra. Ancora una cosa, la condizione degli ultimi arrivati, perché ci sono giocatori come Monzella, per esempio, che è arrivato poco più di una settimana fa, come la trova? Sono tutti giocatori che hanno bisogno di giocare, che hanno bisogno di fare minuti. È vero che Monzella comunque ha fatto la preparazione ad Andria, ma ha bisogno di giocare.
e quindi tutti nella prima parte faranno fatica, 90 minuti non ce l'avranno, e quindi serve loro tempo per avere il ritmo partito. Altre domande? Cioè sempre 5 tagli. Una cosa sulla stella, però mi sembra appuntato che sia anche per la missione loro una squadra costruita per vincere questo girone, non l'unica. Sicuramente. Che pure ha faticato anche un pochino a gestire, a superare una ripescata con la Torre, quindi questo dà un po' la misura della situazione del momento. Io penso che poi ogni partita è a sé, ogni partita poi nasconde delle insidie, quindi, però è sicuramente una cosa attrezzata per fare un campionato di vertice e credo che lo terrà per tutto il campionato per conquistare le condizioni. A posto? Grazie. Grazie. Grazie.